Ciao a tutti, oggi prepareremo le frittelle di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono zucca, pangrattato aromatizzato, farina, formaggio spalmabile, olio, sale, pepe, scalogno, parmigiano, pecorino e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il prezzemolo, il pecorino e il parmigiano e andiamo a tritare il tutto per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale andiamo a inserire lo scalogno e lo andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 6. Riuniamo un po' sul fondo. Andiamo ad aggiungere l'olio, la zucca rossa e andiamo a cuocere il tutto per 15 minuti a gradi. Velocità 1. Adesso mettiamo il cestello all'interno del boccale e andiamo a scolare la zucca dal liquido di cottura. Ci aiuteremo con la spatola bloccando il cestello e andandola a scolare. Dopo aver scolato la zucca dal liquido di cottura, andiamo a frullare il tutto per 10 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo, andiamo a recuperare anche parte della zucca che si è andata a posizionare sul coperchio. Andiamo a riunire tutto sul fondo. E andiamo a cuocere per 10 minuti a gradi, velocità 1. Il nostro composto è pronto, dovrà risultare asciutto. Adesso lasciamo raffreddare il composto per una decina di minuti. Dopo aver fatto raffreddare la zucca, adesso andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Iniziamo aggiungendo la farina. Il trito di parmigiano, pecorino e basilico e prezzemolo, scusate, il sale, il pepe e il formaggio spalmabile. E andiamo ad amalgamare il tutto per 50 secondi. A velocità 3. Il nostro composto è pronto.
Adesso andremo a formare le frittelle passandole nel pangrattato aromatizzato e le posizioneremo sulla teglia rivestita da carta da forno, oppure potremmo friggerle in padella. Dopo aver formato le nostre frittelle, andiamo a ungerle con un filo d'olio e mettiamole in forno a 180 gradi per 20 minuti circa. Una parte le faremo anche fritte, quelle che faremo fritte non le paneremo. Le nostre frittelle di zucca sono pronte, andiamo a impiattare. Frittelle di zucca nella variante cotte al forno o fritte. Grazie e alla prossima ricetta!